Ma come sono interessanti questi librai? Terza ospite di questa settimana, responsabile storica della pagina culturale di Left Avvenimenti. Ma che avete combinato? Ci avete fatto paura e siete mancati no. In edicola per 2 settimane? Ci siamo, abbiamo saltato solo un numero, usciamo oggi, sabato, e c'è stata una ristrutturazione, una riorganizzazione editoriale, c'è un nuovo editore, Matteo Fago, che è già nell'editoria con la casa editrice L'Asino d'Oro, e un nuovo direttore, Ilaria Bonaccorsi, e penso che con questi due paladini si potrà sviluppare ancora di più la linea editoriale che è stata di Left sulla scienza, la ricerca. La cultura, grazie, il pensiero critico. Ai tuoi tanti articoli. Quanto è difficile gestire un settimanale di carta oggi? Sono tempi, come sai, durissimi, Paolo. Tu sei giornalista di lungo corso e purtroppo lo leggiamo tutti, lo sappiamo tutti i giorni, ha chiuso pagina 99, anche se resiste sul sito, certo. L'Unità, l'Europa, è un momento veramente difficilissimo e quindi resistere intanto e rilanciare la proposta è ancora più importante. È un momento particolarmente complesso, è anche un momento in cui forse dovremmo domandarci quanto è interessante per la comunità che esista la pluralità delle voci, no? Visto no, che continuano a scendere, continuano a diminuire qualunque tipo di contributo, no? Di sostegno alla circolazione delle idee, e questo è comunque sempre una rinuncia che facciamo, certo, alla nostra democrazia. Esatto. Senti, noi abbiamo dedicato oggi gran parte della nostra puntata a Elena Ferrante e tra poco vorrei farti vedere un sito importante che è Doppiozero, che ne parla diffusamente. Anzi, facciamo così, vediamo Doppiozero e poi mi dici cosa pensi tu dello scrittore fantasma. D'accordo. Si parla di Elena Ferrante anche su Doppiozero. Viviana Scarinci ci ricorda come tutto iniziò nel 2011 con la pubblicazione dell'Amica Geniale, primo volume della saga omonima che si conclude ora con l'uscita di Storia della Bambina Perduta e con la notizia, diramata dall'ANSA qualche giorno fa, che le oltre 1500 pagine dell'Amica Geniale diverranno una fiction. Sono in tutto 4 i libri che raccontano la storia di Lila e Lenuccia, amiche e nemiche dal 1950 ai giorni nostri, senza mai chiarire del tutto di quale delle due sia la genialità cui si riferisce il titolo. Non solo recensione. Basta dare uno sguardo alla home di doppiozero.com per capire i contenuti della piattaforma. Aggiornato, gradevole nella grafica e ricco di contenuti multimediali, il sito spazia dall'arte al cinema, passando per i libri, la musica, la storia e la tecnologia, video interviste e rubriche originali. Chi è lo scrittore fantasma? Possiamo definirlo così? Si può definire così, ma in qualche modo c'è un'ampia fenomenologia, se vogliamo, perché si può andare dal ghostwriter, che ne abbiamo avuto un esempio in questi giorni, la giovane grecista che suggeriva al premier, l'ha fatto parlare della generazione Telemaco, no? Esatto. E poi, vabbè, su Panorama si legge che non è mai stata pagata, poi vediamo se è vero o meno. Speriamo di no. Ecco, esatto. E quindi si va dal ghostwriter che scrive per un altro autore agli scrittori che amano mascherarsi dietro una serie di eteronimi anche. Pensiamo alla genialità di Pessoa che utilizza una serie di maschere, certo, per ampliare la propria sperimentazione. Fino ad arrivare a quelli che tu, a Elena Ferrante, quello che hai raccontato oggi, cioè lo scrittore fantasma vero e proprio, che secondo me esprime un'esigenza, come diceva anche lei, la Ferrante, nell'intervista, profonda. Io voglio pensare che è proprio un'esigenza dell'io, di come dire, sottrarsi a tutti i meccanismi invece del marketing, del rapporto. Faccio una domanda proprio telegrafica. Vai. Ma secondo te è anche uno spazio di libertà? Sì. Questo, lo voglio leggere così, per dispiegare la fantasia più senza il condizionamento. Senza legato. Condizionamento. E dall'altra parte penso anche che facciano un regalo a noi giornalisti, perché ci costringono a essere non tanto cronisti schiavi dei fatti, ma a tornare al testo e quindi cercare un senso più profondo della scrittura letteraria che ci viene proposta. Che bello, ti voglio in trasmissione tutte le settimane. Tutto Libri, nell'ultimo numero, fa un'operazione interessante perché ci racconta
i 100 libri più venduti del 2014. È una classifica di mercato, va chiarito. Ma la cosa che mi ha colpito del pezzetto di accompagnamento di Bruno Ventavoli, che è responsabile di tutto Libri, è che a condizionare questa classifica sarebbero i giovani lettori, che è interessante e in qualche modo sorprendente, non credi? Assolutamente, anzi è, come dire, da speranza che lo siano, quindi le nuove generazioni di lettori. Quindi speriamo di essere stati frettolosi nel dire che da una certa età in poi si legge meno. Dobbiamo, ma è un dovere che assolviamo volentieri e con commozione, un ricordo a Francesco Rosi, il regista che ci ha lasciato la settimana scorsa, il regista che ci ha insegnato in qualche modo ad apprezzare il cinema di denuncia, maestro dell'impegno civile. Dal Corriere della Sera vorrei citarvi un articolo di Paolo Mereghetti, il critico cinematografico del Corriere della Sera, appunto intitolato Rosi, il maestro della denuncia, che scrive: scavare nel reale della storia, della cronaca, della politica sarà sempre il faro che illuminerà il suo cammino di regista, sia nei film più liberi e fantasiosi come Il momento della verità, C'era una volta o Carmen, sia in quelli più impegnati e militanti come Uomini contro, Il caso Mattei, Lachi Luciano o Tre fratelli, sui destini di tre italiani variamente impegnati. Per me il suo vero struggente canto del cigno. Ma nella stessa pagina del Corriere della Sera scrive di Francesco Rosi l'amico Raffaele La Capria. Che mai hai detto prima di Raffaele La Capria? Sentivo Renzo Parisi, appunto, che diceva che ama Facebook, e Raffaele La Capria da due giorni ha un account su Facebook, neofita, entusiasta del mezzo. Andate a cercare Raffaele La Capria su Facebook, perché merita sicuramente. Scrive di Francesco Rosi: tra gli amici quello cui sono stato più vicino, anche per temperamento, è stato Franco. Francesco Rosi, gli amici lo chiamavano tutti Franco. E oggi che non c'è più mi sembra che se ne sia andata anche una parte di me. Quante cose abbiamo fatto insieme, non solo i film, ma i viaggi per i sopralluoghi. E come fu bella la sera in cui a Venezia andammo a ritirare il Leone d'Oro per Le mani sulla città. Franco e io apparimo sui giornali sotto il titolo I Leoni di Napoli. E questo era l'omaggio a Franco Rosi. Di questi tempi è difficile ignorare un articolo come quello pubblicato da La Repubblica la domenica scorsa in una domenicale del giornale diretto da Ezio Mauro, interamente dedicato alla tragedia dei vignettisti uccisi a Parigi, con articoli di Roberto Saviano, Francesco Merlo, Michele Serra. Ma soprattutto noi volevamo segnalarvi due articoli importanti, uno del premio Nobel Mario Vargas Llosa e l'altro dello scrittore inglese Ian McEwan. Vargas Llosa scrive con gravità: finora uccidevano persone, distruggevano istituzioni, ma l'assassinio di quasi tutta la redazione di Charlie Hebdo significa qualcosa di ancora più grave. Vogliono che la cultura occidentale, quella della libertà, della democrazia, dei diritti umani, rinunci ad esercitare quei valori, che inizi ad applicare la censura, a mettere limiti alla libertà di espressione, che stabilisca che certi temi sono proibiti, e cioè che rinunci a uno dei principi più fondamentali della cultura della libertà, il diritto di critica. Mi sembrano parole definitive, Simona, che dici? Senza dubbio, penso che la satira è fatta per dividere e quindi non deve essere messa alla sordina, alla satira, al disegno. Non sono armi di distruzione di massa, come è stato detto. Che ne pensi di questa posizione inglese così diversa rispetto, per esempio, alla posizione italiana, dico la posizione francese? Loro hanno scelto, anche molti organi di informazione, di non pubblicare le vignette più scomode. Queste sono scelte editoriali, bisognerebbe valutare di caso in caso. Io credo che invece fosse importante e che sia stato un segnale che anche proprio sui social media le persone su Twitter, su Facebook, le persone abbiano rilanciato singolarmente. È un tantam contro il fondamentalismo, da qualunque religione venga.
E l'ultima cosa, poi come al solito consiglieremo i nostri tre libri della settimana. La reazione alla tragedia di Parigi, a questa strage orrenda, da una parte era assolutamente prevedibile, voglio dire, non si può tollerare un attentato di queste dimensioni, ma non è anche un'occasione per noi per riflettere sul rapporto proprio con la critica, il diritto al confronto? Siamo un po' disabituati. Non c'è dubbio, e quello, credo che talvolta la cosa peggiore non sia tanto la censura quanto l'autocensura, no? L'aver paura di scrivere, fare una vignetta, per quanto caustica, non è uccidere una persona, c'è una differenza abissale. Certo. Insomma, io penso che abbiamo un periodo non semplice davanti da questo punto di vista. Siamo, secondo me, un pochino disabituati al confronto rovente, anche noi nel mondo occidentale. Senza dubbio. Ci vogliamo spesso nella lesa maestà quando si offendono, quando vengono criticati, chiunque, voglio dire, non una parte sola e non solamente nell'ambito culturale. Ce l'hai un libro da consigliarci? Ce ne sono tantissimi. Consiglio i miei, ecco, così vai. Ci pensi. Sì. Allora, io invece vi consiglio di leggere Paola Frandini, che è una saggista molto molto brava, che ha pubblicato questo magico recinto, Roma nella narrativa straniera tra 800 e 900. E insomma, ruolo come luogo ideale di incontro, lei parla degli scrittori che sono passati da Roma tra l'Ottocento e il Novecento, ma non vi aspettate un libro da grand tour per capirci, è proprio una riflessione interessante su come la città era vista, che si conclude tra l'altro con una riflessione che mi è molto piaciuta: quegli scrittori venivano qui a rimpiangere la Roma del tempo antico, noi ci ritroviamo a rimpiangere la Roma che hanno visto loro. Un libro che vi consiglio proprio con tutto il cuore, Leo Lionni, Tra i miei mondi, un'autobiografia, la storia di un vero rivoluzionario, una sequela di capriole cosmiche, definiva lui la sua vita, un artista poliedrico che ha sperimentato le più diverse forme espressive, la grafica, pubblicitaria, il design, la pittura, la scultura, l'illustrazione per l'infanzia, ha esplorato, seguendo il suo bisogno di ricerca, le potenzialità narrative delle immagini e del loro intreccio con le parole. Il libro è curato da Martino Negri e Francesco Cappa, c'è una traduzione di alcune parti di Mario Maffi, Donzelli Editore, un libro veramente fantastico. L'ultimo libro che vi consiglio io si intitola Il Marchese di Collino dell'educazione civica, possiamo vedere la copertina, il Mondadori, l'hanno scritto Giovanni Calvino e Giovanni Parisi, è una favola civica pensata come un'avventura intorno ai principi della Costituzione italiana, divisa in 12 capitoli, ognuno dedicato a uno dei principi fondamentali della Costituzione. Che dici, Simona, lo consigliamo dai 8-9 anni ai 99? Sì, assolutamente. Lo vuoi allora un libro, un consiglio, anzi due velocissimi, mi ricollego al tema della puntata. Uno è il libro L'uomo invisibile. Ralph Ellison, un classico, perché visto che abbiamo parlato di scrittori fantasma, c'è anche il personaggio fantasma, in quel caso lì un nero americano che gli americani concittadini non vogliono vedere come molte altre minoranze. Perfetto. Il secondo libro? L'altro libro è sempre sul tema, Vittorio Giacopini, il libro che ha fatto qualche anno fa per Fandango, L'arte dell'inganno, che raccontava la biografia di uno scrittore anarchico della Berlino degli anni 20, facendosi lui stesso narratore, perché questo è bello, quando gli scrittori sono fantasma, chi, il giornalista, può farsi a sua volta narratore se ha talento. Certo. Vedete, una puntata sugli scrittori fantasma con una giornalista vera. Alla prossima settimana, giornata della memoria. State con noi.